Ecco, questo è il boiler elettrico Pundman con due resistenze da 200 watt, una qui e una qui, totale 400 watt. Qui c'è valvola di scarico di sicurezza, l'acqua fredda e l'acqua calda. Tutto qua. 9 litri. Adesso devo fare i collegamenti ai tubi qua. Puoi fare un tubo di uscita qua e poi i collegamenti con questi due cavi in dotazione più quattro cavi che arrivano dal fusibile, dalla batteria. Questa è una delle due panche. Qui passano i tubi dell'acqua e alcuni cavi della corrente e vanno qua dove poi c'è la batteria e tutti gli altri cavi fusibili. Sta andando solamente uno perché mi manca il fusibile per mettere un secondo, per cui intanto sta andando solo questo. Ho fatto i collegamenti dell'acqua, per cui l'acqua calda, ho intercettato il tubo vecchio dell'acqua calda, questo va alla doccia, e l'acqua fredda si trova qua, praticamente prende la mandata da qui e dal serbatoio. Probabilmente questi tubi qui che ho messo in questo momento non vanno bene perché qui l'acqua arriva a 80 gradi, il boiler si spegne in automatico. 80 gradi, non ha un regolatore. E questo tubo qui non credo che vada bene, mi pare che è fatto massimo 60 gradi, per cui vedrò, insomma, devo cercarne uno adatto per fare questo pezzo qua. Poi questo è adatto e devo cambiare anche questo che va alla doccia, e anche se sono 20 centimetri non è adatto neanche questo per l'acqua bollente per 80 gradi. Qui ci sono i cavi, i 12 volt, e io ho fatto con quello che avevo già in casa, per cui ho due cavi del pannello solare che erano come spessore, come millimetri quadri identici a quelli del boiler. Ho fatto i calcoli online e dovrebbero andare bene, devono passare 17 ampere, e poi erano rimasti sempre i connettori del pannello solare e spero che vadano bene, ma eventualmente cambio. E ce ne sono due, chiaramente due 200 watt ciascuno, lì sotto si vedono. E vediamo, in questo momento si è spento il boiler, ecco, adesso si è riacceso e il consumo è appunto 17-18 ampere. Adesso lo riaccendo il pannello solare. Il pannello solare è da 200 watt. Si è spento il boiler, ecco, adesso si è riacceso. In questo momento però sono parcheggiato, praticamente il sole non è più a favore del pannello solare, e in più è anche in questo momento velato, per cui si recupera poco, insomma. In questo
questo momento si è spento il boiler e adesso si è riacceso. Ecco, prima quando c'avevo il sole a favore del pannello, praticamente mi consumava 10 ampere invece che 18, poi 8 ampere direttamente dal pannello. Ed è questo quello per cui ho fatto questo lavoro. In pratica volevo usare tutte quelle ore che il camper è parcheggiato al sole e usare appunto il pannello solare, quei 10, 8, 10 ampere per riscaldare l'acqua. Le due serpentine, quando sono accese tutte e due, consumano 35-36 ampere. Questo vuol dire che appunto in 4-5 ore ho l'acqua praticamente senza usare il gas, perché il boiler a gas, il vecchio boiler a gas, ce l'ho qua in bagno e funziona anche abbastanza bene. In questo momento gli ho messo un rubinetto da mandata dell'acqua fredda per chiuderlo, in modo che quando si usa l'acqua calda con l'altro non passa nulla e uso direttamente quell'altro, altrimenti passava l'acqua calda, si mischiava a questo dell'acqua fredda, i 10 litri dell'acqua fredda. Il lavoro è questo. Adesso praticamente devo controllare che non spandano tutti i raccordi di questo casino di raccordi che ho fatto, in questo momento c'è solo i 200 watt invece che 400, però in questo momento sta funzionando. Ecco, per cui il boiler di questa marca qua, che non conoscevo, e diciamo che il sito è in Germania, è tedesco, però il boiler è viene prodotto in Polonia, da quello che ho capito. La spedizione è stata fatta in Polonia. Qui ci sono le specifiche: 200 watt più 200 watt, 12 volt, 9 litri, e il massimo è 80 gradi, e poi si spegne in automatico. Ho preso questo perché costava poco principalmente, e poi avevo capito che era sviluppato in Germania. A questo punto non lo so se è stato sviluppato in Germania e prodotto in Polonia. È molto semplice, costa in questa versione qui, costa 280 euro, non è per niente ben rifinito, ma d'altra parte ho aggiunto questi pannelli di styrofoam qua. Questo arriva con questo polistirolo bianco qua di 3 cm, rivestimento della caldaia. E poi, visto che avevo un pannello a casa, l'ho rivestito ulteriormente, perché così mantiene ancora di più il caldo. E sì, le finiture sono proprio scarse, però d'altra parte è quello che costa meno. Avevo visto il boiler dell'Enghena, mi pare che si chiami, sempre tedesco, però naturalmente delle finiture molto migliori. Poi c'ha il regolatore dei gradi, mi pare da 30 a 35 fino a 70 80 gradi, migliore sicuramente, però costa anche 200 euro di più. E insomma, volevo fare questa prova in modo da tenere quello a gas comunque quando proprio non c'è il sole, quando serve l'acqua calda subito. E però insomma, preferirei non usare il gas e sfruttare il pannello solare, che è veramente poco sfruttato. Adesso sto facendo una prova, è acceso da circa tre quarti d'ora a 200 watt e l'acqua calda c'è già, però non credo che sia ancora bollente, insomma, il consumo continua. Adesso
anche se minore. Accende, si spegne chiaramente. Vediamo quanto ho consumato. Sì, ho consumato 10 ampere in un'oretta. Questo dovrebbe essere il consumo per 200 watt, però con il pannello solare in funzione. Poi chiaramente se sei in viaggio hai il pannello solare e il DC-DC dal motore, sono altri 18 ampere, e diciamo che dovrei praticamente recuperare con tra pannello solare e DC-DC dovrei arrivare a 25-26 ampere, e praticamente il consumo sarebbe di 10 ampere poi alla fine in un'ora, e andrebbe bene per avere l'acqua calda, praticamente 9 litri e tutto quello che ti può servire in una giornata, anche perché a 80 gradi è muschiata, diventa 20 litri insomma. Però appunto bisogna calcolare di fare questa cosa in viaggio oppure sotto il sole, il camper posteggiato, e vedere se durante l'estate, a parte che l'acqua del serbatoio durante l'estate è già a 20 gradi se non di più, e quanto mantiene il calore nel boiler adesso che l'ho rivestito con un pannello in più. Adesso le proviamo e poi torno a fare un altro video quando ho inserito anche il secondo cavo con altri 200 watt. Ecco, ho messo anche due squadrette di metallo per assestare tutto, più i due lacci di plastica che vengono dati in dotazione, ma in questo caso li ho messi in questa maniera qua, mi sembra un pochino più sicura, per cui il boiler da qua non si muove più. Più una qui sotto, l'acqua calda c'è, l'ho già provata, è passata un'ora e sta continuando a scaldare perché ne ho usata un po' per pulire alcune cose in bagno, sta continuando ad andare nella stessa maniera. Adesso proprio il sole dall'altra parte si spegne, si accende il boiler. Ecco, in questo momento è spento, sta caricando 5 ampere l'impianto solare, e in questo momento si è riacceso ed è infatti a meno 12 ampere perché consuma 17-18 ampere. Adesso volevo aspettare che si spegnesse, per cui che raggiunga la temperatura 80 gradi. E poi inauguro il nuovo boiler e faccio una doccia nel camper, e sono curioso di vedere quanto dura l'acqua calda all'interno dell'involucro. Dovrebbe tenere un po', qua è la doccia e dopo farò una prova proprio facendo una doccia. Prima ho lavato qualcosa, veniva giù calda, non bollente, ma non aveva finito di caricare. Mi sembra un'ottima cosa. Adesso vediamo se ha difetti, se va, soprattutto se i lavori che ho fatto io vanno bene, perché sono quelli il problema. Adesso sistemo due cavi qua che non vadano in giro. Vedo in questi giorni se tengono le giunte che ho fatto qua, questi pasticci. Per adesso tiene. Così posso avere l'acqua calda senza usare il gas. E se funziona, ho una spesa minima, insomma 280 euro di boiler, più un po' di raccordi, i fusibili, i cavi li avevo, ma comunque insomma vai a spendere sui 300 euro. Ecco, in questo momento praticamente il boiler ogni 20-30 secondi si attacca e va per pochissimi secondi, 5-6,
cui adesso il pannello solare da 200 watt sta caricando la batteria. Per pochi secondi la batteria si scarica quando si attacca il boiler, però in realtà la batteria si sta caricando, era 95, 93, 95% quando ha attaccato il boiler, è arrivato fino a 80%, sempre con una sola serpentina da 200 watt. Sono passate un paio di ore, prima ho usato anche un po' di acqua calda, per cui dopo ho ricominciato a caricare, e adesso è sempre in funzione, però più o meno dovrebbe essere arrivato a 70 gradi perché non si è ancora staccato, ma il pannello solare, anche se è un po' contrario adesso alla direzione del sole, comunque carica la batteria. Quando si attacca il boiler si ferma un attimo, come in questo momento, e adesso ricarica la batteria. E per adesso funziona tutto, per cui si può anche usare solamente con 200 watt, se non si ha premura. Praticamente molti pomeriggi o molte giornate che il camper sta fermo al sole, così si ha l'acqua praticamente senza gas. Se poi chiaramente il camper è anche in movimento, allora ci sono anche i 18 ampere del motore. In pratica una resistenza del boiler va con i 18 ampere del motore. Altri 10, 9, 10 se c'è un bel sole, e dimezzano l'altra serpentina. In pratica in un'ora meno, sì, in un'ora si ha i 9 litri di acqua calda, ma bollente, più che calda, e in teoria dovrebbero durare. Ecco, devo ancora provare a scaldare bene il boiler, spegnere tutto e vedere se l'indomani mattina si ha ancora un po' di acqua calda, che è quello che serve quando ci si sveglia. Per il resto, durante la giornata o in viaggio, non vedo proprio problemi. Anzi, mi sembra proprio che è molto semplice e funzioni bene, a meno che non abbia difetti più avanti. E questo. Qui il lavoro è finito praticamente. Mi manca ancora un altro interruttore per l'altro cavo, per il secondo cavo, ma i cavi li ho preparati tutti, per cui appena mi arriva a metà settimana attacco anche l'altro. Però se non si ha premura, se non si ha fretta, secondo me il funzionamento con una sola resistenza va benissimo, perché sta il camper fermo ore e ore al sole, può servire anche solamente una resistenza. Ok.